Ho il piacere di farvi appunto visionare quello che hanno realizzato i ragazzi dello Sprar di Gran Michele e che viene qui diciamo, ufficialmente presentato nella mostra che è stata voluta dal nostro facente veci del sindaco Marilena Calandra. La mostra viene gestita dal professore Guccione e ci sono tra le varie mostre quello del professore Marco Costantini, di Maria Teresa Matraxia, appunto di Guccione e tante altre opere, tra cui ci sono anche quelle dello Sprarri. I nostri ragazzi si sono impegnati in questa attività che è stata piena, diciamo, di soddisfazioni per loro, ma anche per noi, perché chiaramente all'interno dello Sprar tutto il nostro obiettivo è quello dell'integrazione. L'integrazione che viene anche fatta attraverso progetti di questo tipo, che tengono impegnati i nostri ospiti in varie attività. Questa attività in particolare è stata pensata proprio per il Natale e devo dire che li ha coinvolti molto positivamente, ha tirato fuori la loro parte creativa, ma soprattutto anche la loro volontà di spendersi per qualcosa in cui diciamo, noi crediamo particolarmente come cristiani. Voglio appunto sottolineare questo. I miei ospiti sono nella maggior parte dei casi dei musulmani e proprio attraverso questa attività volevano sottolineare il fatto che non è vero appunto che i giovani musulmani sono contrari ai simboli religiosi quali il crocifisso e il presepe, ma anzi totalmente a favore. Infatti loro sono felici di aver contribuito a dare vita a dei presepi così graziosi, che chiaramente, ovviamente, pur essendo diciamo, alle prime armi in questa parte creativa, ma comunque si sono spesi al massimo per cercare appunto di contribuire anche loro a creare appunto questi simboli che per noi appunto cristiani sono diciamo, molto cari. Quindi i ragazzi diciamo, si sono spesi positivamente e hanno creduto appunto di fare una cosa molto carina che spero possiamo condividere tutti per questo Natale 2015. L'idea della mostra dei presepi nasce da una chiacchierata amichevole insieme al professore, a Santo Guccione, del regalare sempre a Gran Michele, alla nostra città e ai Gran Michelesi, un Natale ricco di eventi, così come quello stato dell'anno scorso. Quindi eravamo partiti insieme a Pietro Palermo, al presidente dell'associazione 1693, proponendogli la partecipazione al presepe, e da lì è nato il discorso di fare qualche cosa in piazza oltre al palazzo di Babbo Natale, e quindi l'idea appunto di fare questa mostra di presepi. Nel frattempo, chiacchierando con la coordinatrice dello Sprar di Gran Michele, con Veronica Lobartolo, proprio per un discorso di integrazione che noi cerchiamo sempre di promuovere, mi raccontava appunto di questo corso che stavano facendo i ragazzi per la realizzazione di presepi in polistirolo. E quindi gli abbiamo subito proposto la partecipazione a questa mostra per regalare anche ai ragazzi e ai nostri cittadini un momento di convivialità e comunque un momento di accoglienza e di integrazione. Per cui ringrazio lo Sprar, ringrazio l'Associazione Sarte nel nome del presidente appunto Santo Guccione, ma anche tutti quelli che hanno partecipato alla mostra, come Marco Costantini, Maria Teresa Matraxia ed anche il professore Cubisino e il professore Scarpuzza. Mi chiamo Mohamed Jaune. Io voglio ringraziare Veronica, Laura e tutti gli operatori nella Spra di Gran Michele. Abbiamo fatto tante cose qua, abbiamo imparato tante cose come queste qua. Per me è stato un grande piacere per imparare queste cose. Stavo facendo presepe a Occhiola. È stato un grande piacere per fare perché sono musulmano. Questo presepe è un simbolo per cristiani, ma per me, io penso che siamo figli di Dio. Per fare queste cose da me non è una cosa brutta. Mi piace stare con gli italiani. Quest'anno, su invito dell'assessore Calandra,
che ci ha chiesto di organizzare una mostra di presepi artistici. Ci siamo trovati come Esarte disponibili, anche perché era da un paio di anni che noi non facevamo più mostre qui a Gran Michele, a Palazzo Fracapane. Però in questa occasione abbiamo accettato, siamo pochi, e poi la richiesta dell'assessore mi ha detto di, guarda, c'è una situazione, noi dovremmo fare partecipare anche i ragazzi dello SPRA, e siccome noi siamo aperti a questo dialogo veramente di apertura per l'inserimento di questi giovani nella nostra comunità, abbiamo accettato volentieri, anche perché sono andati a vederli, ho visto come li fanno, dove vivono, e è stato fatto con molta sicurezza questo lavoro. Noi abbiamo qui assieme a loro Marco Costantini, che fa presepi di polistirolo già da tantissimi anni ed è un maestro in questo caso. Poi ci sono i nostri presepi artistici, con artisti quali Michele Cubesino, Pippo Scarpuzza con il legno, io con vari materiali dalla pietra al ferro, Matraxia con le ceramiche, con i presepi inseriti tra le rocce, una novità, delle preziosità assolute. La mostra sta riuscendo bene, e poi quest'anno siamo stati invitati anche a fare le comparse al presepe vivente, e la cosa ci ha coinvolto proprio in una maniera straordinaria.